Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi presentiamo il pane con olive. Vi seguiremo passo passo, dall'impasto alla sua gestione, alla pezzatura del nostro pane e tutto ciò che serve per ottenere questo splendido piatto. Iniziamo con l'impasto. Versiamo 1 kg di farina 00 all'interno della vasca della nostra planetaria. Diamo qualche giro di foglia per ossigenare la farina e aggiungiamo 20 g di lievito. Ci aiutiamo con le mani per sciogliere il lievito nella farina. Iniziamo ad aggiungere l'acqua. Saranno 600 ml. Li divideremo in 4 step. Aspettiamo che l'acqua venga assorbita per aggiungerne ancora. Procediamo col secondo step d'acqua. In questa fase non dobbiamo avere fretta e dopo aver aggiunto i primi 3/4 d'acqua aggiungiamo un cucchiaino di zucchero e 18 g di sale e finiamo la nostra acqua per facilitare l'assorbimento appunto dello zucchero e del sale. Dopo circa 2 minuti il nostro impasto avrà assorbito tutta l'acqua, lo zucchero e il sale. È arrivato il momento di togliere la foglia e procedere con il gancio. In questa fase macchina in prima velocità e aggiungiamo 40 g di olio extravergine d'oliva e aspettiamo che venga assorbito completamente dall'impasto. Aumentiamo leggermente la velocità per facilitare questo processo e quando l'impasto inizia a staccarsi dalla vasca portiamo la planetaria alla massima velocità per circa 40 secondi. In questa fase svilupperemo la maglia glutinica dell'impasto stesso. Facciamo uno stop e controlliamo il nostro impasto. Risulterà ancora appiccicoso. Ripetiamo la stessa operazione di prima. Aspettiamo che si stacchi completamente dalla vasca e andiamo alla massima velocità, sempre per 40 secondi. Controlliamo l'impasto. Ripetiamo per l'ultima volta questa operazione. Massima velocità 40 secondi. Ed ecco qui come si presenta l'impasto. Ha sviluppato la sua maglia glutinica e non risulta più appiccicoso. Trasferiamo l'impasto sul tavolo di lavoro per effettuare le pieghe. Ottenuto il nostro panetto, lo copriamo con un telo umido e facciamo riposare per 15-20 minuti. Trascorso il tempo di riposo, l'impasto risulterà più morbido ed effettuiamo altre pieghe di rinforzo. Riponiamo il panetto su un contenitore precedentemente oliato. Copriamo con un panno umido e sigilliamo con della pellicola trasparente. Lasciamo lievitare per 4 ore a temperatura ambiente. Passiamo alla farcitura. Prendiamo 240 g di olive e le tagliamo a metà. Prendiamo 200 g di formaggio, noi in questo caso utilizziamo del caciocavallo fresco e tagliamo a cubetti.
e aggiungiamo qualche acciuga sott'olio. Dopo 4 ore il nostro impasto ha lievitato. Allora lo adagiamo sul tavolo di lavoro e con l'aiuto di un mattarello lo iniziamo a stendere. Dobbiamo ottenere un rettangolo con uno spessore circa di 0,5 cm. In questa fase, per facilitare le operazioni, usiamo della semola di rimacinato in modo che il nostro impasto non si attacchi al tavolo di lavoro. Aggiungiamo dell'acqua con dell'olio in tutta la superficie. Ottenuto il nostro rettangolo di pasta, andiamo a distribuire il nostro condimento in tutta la superficie in maniera omogenea. Aggiungiamo 2 scalogni tagliati a fettine, del pepe nero e dell'olio extravergine d'oliva. Con movimenti secchi e decisi, ma allo stesso tempo delicati, chiudiamo il nostro impasto formando un rotolo. Eccolo qui, il nostro rotolo è pronto. Sigilliamo per bene. Procediamo con la pezzatura del pane. Tagliamo circa 2,5 cm, 3 cm. Ecco qui come si presenta il nostro pane. Spolverata di semola e adagiamo in una teglia con della carta forno. Spennelliamo con dell'acqua e olio la superficie del pane e mandiamo in lievitazione per circa 1 ora. Copriamo con della pellicola e un telo umido. Dopo circa 1 ora ecco come si presenta il nostro pane. Forno preriscaldato 220 gradi e facciamo cuocere per 20 minuti. Ecco qui, il nostro pane con le olive è pronto. Un pane veramente sfizioso, molto saporito. Noi l'abbiamo portato al mare per fare uno spuntino. Se la videoricetta vi è piaciuta, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e commentate. Ciao, ci vediamo al prossimo video.